Allora, aspettate, permesso? Signora... Anna Maria Migliasso. È insegnante di questa classe, giusto? Certamente. Senta, ha studiato? Devo dire non molto, perché ho dovuto correggere i compiti dei miei allievi. Ah, sì, sì. Senta, molto male, molto male. Prima di iniziare però dobbiamo fare un piccolo giuramento. Allora, può mettere la mano qui sopra, grazie, si può alzare l'altra. Ecco qui, promette solennemente che qualsiasi cosa accadrà, anche la più tremenda, non si vendicherà mai e poi mai sui suoi studenti. Dica, lo prometto? Lo prometto. E l'ho promesso! L'ha promesso. Allora, quali sono gli ingredienti di oggi? Spumone di banane con vomito di drago. Ottimo, l'hai cercato tu naturalmente, vero? Sì, beh. Catarro di rospo influenzato. Mamma mia. Oh, eccezionale. L'ultimo, dulcis in fundo? Brufoli secchi di macaco. Che sono buoni, mi creda, io li ho provati, sono i brufoli, sono una cosa eccezionale. Un piatto prelibato. Li proverò con piacere. Come dice? Li proverò con piacere. Non si preoccupi, tra poco. Allora, è pronta per la prima domanda? Sono pronta. Facile, facile, facile. Veramente molto, molto facile. Vai, Graziella. Qual è la formula magica della fatta di Cenerentola? Uno, due, tre. Non sa neanche, allora basta, la continuiamo subito, dai. La continuiamo subito. Non sa neanche questa, questa era veramente facile, mi creda. Qual era la risposta? Bidibi, bodibi, bu. Tutti lo sappiamo. Scusi, Allora, Francesca, che dici di mettere il primo ingrediente? Questo, sì, se non sbaglio, ragazzi, che cos'è? Lo spumone di banane con vomito di drago. Ma senta come scende. Non si preoccupi, ancora non scende sui capelli, noi siamo grandi persone. Andiamo avanti con la seconda domandina. Cosa spunta dal cappello del Pinocchio di Disney? Cosa spunta dal cappello del Pinocchio di Disney? Due, tre. Che cosa spunta? Una piuma. Ma che poteva spuntare? Scommetto che lo sapeva, però non se l'è ricordato, vero? Eh sì, pensavo agli alpini, ma non mi è venuto in mente. Eh sì, gli alpini, no, guarda, a proposito degli alpini, io le metto un po' di mousse d'alpino, no? Non c'è da niente. Eccolo qui, Guarda che bellezza! No, inizia già a gocciare. È il colore della cioccolata, ma cioccolata non è. Mamma mia! Che cos'è? Andiamo avanti con la terza domanda. Quanti anni ha Ariel? Uno. 25. 49. Ma scusate, già prende la pensione Ariel. No, ha 16 anni. Quindi altro l'hanno quindi, detto. Cosa e quindi terzo, brufolini, brufoli secchi di macaco. Per che è quello, sì. Senta come scendono. Eccoli. Arrivati? Bella, no, okay. Vai. Permesso, attenta. Grazie. Da come morire. Fatto? Come fatto questa espressione? Guardi, c'è la quarta ed ultima domanda. Se lei, glielo prometto, su Francesca, se lei risponde correttamente a questa domanda, noi non la torturiamo. Ok, mi impegnerò. Si impegna. Bene. Vai con l'ultima. Come si chiama la figlia di Rebecca Cunningham dei Telespin? Uno, no, diamogli 5. Uno, due, tre, quattro e cinque. E non la sa, non la sa, non la sa, non la sa. Era Molly, e allora noi con grande dispiacere, ma mi creda veramente, con grande sofferenza, la torturiamo! Pronto, vai Francesca, sei pronta? Io sì. Uno, due e tre, tutti indietro! Colore sui capelli. Allora, il Disney Club termina qui. L'appuntamento è per e quando, sabato Francesca? Prossimo, alla stessa ora, sempre su Rai 1, e naturalmente sempre soltanto con il Disney Club. Ciao a tutti!